Ognuno di noi ha un segno zodiacale che rappresenta ciò che siamo. E in una cintura immaginaria nei cieli ci sono 12 costellazioni che rappresentano i 12 segni dello zodiaco, appunto. Ma sapevi che il tuo segno zodiacale potrebbe nascondere un mostro dentro di te? Dalla furia del toro alla ferocia del leone, oggi scopriremo i mostri nascosti dentro ognuno di noi dai segni zodiacali. Cominciamo con l'Ariete, un mostro arrabbiato, coraggioso, impulsivo e determinato, che sono sicuro non vorresti mai incontrare. Le persone nate sotto il segno dell'Ariete possono rilasciare in un attimo ondate di rabbia incontrollabile, per questo è meglio non farsi nemico qualcuno del segno dell'Ariete. Si tratta dei nati tra il 21 di marzo ed il 19 aprile. Tendono ad essere soggetti tranquilli, determinati, entusiasti ed indipendenti. I loro tratti migliori sono l'onestà e l'ottimismo, con una forte energia e carisma che gli permettono di manipolare gli altri. Sono anche molto indipendenti e preferiscono stare a capo di un progetto piuttosto che essere guidati. In pratica, le persone del segno dell'Ariete sono quelle su cui puoi fare affidamento quando la situazione necessita qualcuno che prende il controllo. Ma di tanto in tanto, il mostro nascosto sotto la superficie affiora e le persone dell'Ariete sanno di quei periodi in cui si sentono lunatici, impulsivi, irascibili e persino aggressivi, se il mostro prende il sopravvento. Se dovessi descrivere ora in due parole il mostro del toro, sarebbe un vulcano dormiente. Il toro infatti è calmo in superficie, ma sotto sono ardenti e complicati. Il mostro è quello che indugia sempre sotto la superficie, ma una volta liberato è come un petardo. Alcuni del segno del toro possono sembrare testardi ed egoisti, oltre ad apparire come persone autoritarie ed arroganti. Se viene sfidato, il toro tenterà di mettere chiunque al tappeto senza alcuno scrupolo. Quando però il mostro è dormiente, il toro può essere una persona affidabile, paziente e pratica. Infatti, se si trovano a loro agio, sono responsabili e devoti, anche se non amano essere disturbati e quando gli viene messa fretta. Il toro inoltre è molto leale, possessivo ed intransigente, e se pensi di poter cambiare un toro, allora il mostro si farà avanti per dimostrarti il contrario. Non credo sia un mistero per quelli del segno dei gemelli che il loro mostro abbia due facce. Infatti i tratti dei gemelli, buoni e cattivi, creano un mostro particolarmente unico. Se il mostro prende il controllo, si dimostrano persone manipolatrici ed ingannevoli, senza scrupoli ad ottenere ciò che vogliono, grazie ad un'attenta manipolazione delle persone. Ma proprio come una moneta, il mostro ha due facce e può rilasciare anche alcune debolezze come irrequietezza, indecisione, incoerenza e suscettibilità. Tuttavia, come per ognuno, anche i gemelli hanno dei punti a favore. Solitamente sono estroversi e loquaci, imparano molto velocemente, appassionandosi alle cose che fanno. Chiunque conosca un gemelli sa del loro approccio mutevole alla vita come della loro capacità di manipolare mentalmente la situazione. Quindi fa attenzione, poiché un gemelli può cambiare aspetto con la velocità di un interruttore. Sai che qualcuno è del segno del cancro quando compie gli anni tra il 21 di giugno ed il 22 di luglio. La cosa spaventosa è che il cancro può apparire perfettamente tranquillo con il suo mostro pronto a scattare sotto la superficie. Non conviene mai voltare le spalle a un cancro, mai fargli uno sgarro o mettersi contro di lui. Se lo fai, il mostro del cancro uscirà allo scoperto per renderti la vita un vero inferno. Tutti i pensieri che hai su di loro si trasformeranno improvvisamente in pura energia negativa. Tutti quelli del segno del cancro sono come un libro chiuso e non rivelano la loro vita privata. Non parlano mai più del necessario e possono essere anche molto sensibili, sospettosi, insicuri e pessimisti. È facile venire manipolati da un cancro, soprattutto quelli del segno del toro. Però, una volta che il mostro del cancro si nasconde, gli attributi positivi risplendono. Il cancro è molto paziente e fedele, intuitivo e collaborativo, e possono far risplendere il mondo con la loro immaginazione. È davvero perfetto il simbolo del leone per il mostro di questo segno. Infatti gli attributi di questo segno zodiacale sono più vicini a quelli di un vero leone di quanto tu possa immaginare. Chiunque sia nato tra il 23 luglio ed il 22 agosto ha dentro di sé sia luce che oscurità. Se vengono traditi, i leoni possono diventare viziosi, arroganti ed egocentrici. Se il fuoco interno viene rilasciato, il leone si scatena, soprattutto se crede di essere stato usato. Il mostro del leone è prepotente, vanitoso e melodrammatico, ma se ci si comporta bene con un leone, si dimostrano molto generosi. Sono persone creative, hanno anche un lato appassionato, dove appaiono cordiali ed allegri. E forse una delle loro caratteristiche migliori è la loro lealtà. Però abusarne o usarlo a proprio vantaggio può scatenare il vero mostro che si nasconde dentro un leone. Per questo, se inizi un'amicizia con lui, fallo con considerazione.
Le persone nate tra il 23 agosto ed il 22 settembre nascono sotto il segno della Vergine. Il più delle volte appaiono delicati, aggraziati e controllati, ma sotto ribolle un mostro che cerca di venir fuori. Alcune vergini possono sentir di poter giudicare chiunque, sentendosi i migliori e superiori agli altri. Possono anche cambiare umore in un istante, facendo sentire in difficoltà chiunque abbia cercato un confronto con il mostro della Vergine. Possono essere ossessivi ed ipercritici sia di se stessi che con gli altri. Hanno infatti un particolare occhio per i dettagli che li porta ad essere dei perfezionisti e propensi a giudicare chiunque o qualsiasi cosa. Però, una volta che avrai sfondato la barriera protettiva del mostro della Vergine, potrai vedere i suoi tratti positivi. Le persone con questo segno zodiacale sono in genere abbastanza laboriosi, analitici ed intelligenti. E visti dalla superficie, potrà farti pensare che siano anche freddi e cinici, ma in realtà sono persone molto leali e gentili. Vale infatti la pena fare amicizia con una vergine, ma ricorda che sotto c'è sempre in agguato un mostro ipercritico. La bilancia è da sempre noto per essere un segno falso, ed infatti il mostro della bilancia ha un grande fascino se visto da lontano, che rivela invece un personaggio molto più scuro e perverso una volta a stretto contatto. Ma possono anche mostrare indecisione, vanità e sono capaci di portare rancore per molto tempo. Infatti il mostro della bilancia può aggrapparsi al dolore e agli errori più di quanto tu possa pensare. Ma c'è un motivo se si comportano così, infatti la bilancia è molto lungimirante. Non feriranno mai o rimprovereranno qualcuno intenzionalmente senza un vero motivo. Possono essere molto gentili ed aggraziati ed avere un'enorme passione per le cose belle della vita. In generale sono molto socievoli e ci si lega a loro abbastanza velocemente. Infatti hanno una buona capacità di condividere con gli altri. Però il mostro della bilancia si proteggerà ferocemente contro coloro che si dimostrano aggressivi, ma la loro avversione a rimanere soli li porterà a cercare più di impegnarsi per mantenere un rapporto rispetto a quanto farebbero per separarsi. Il mostro interno di chi ha il segno zodiacale dello scorpione è qualcosa che non vorresti trovarti contro. Gli scorpioni sono le persone nate tra il 23 ottobre ed il 21 novembre e sono noti per essere gelosi, misteriosi, manipolatori e vendicativi. Ma sono anche particolarmente abili nel serbar rancore, infatti potresti non aver mai capito il vero significato di vendetta finché uno scorpione non te lo dimostrerà per qualcosa di sbagliato che gli hai fatto. Ma a differenza degli altri segni, lo scorpione non vorrà solo vendicarsi, ma tenterà di distruggerti completamente per ottenere giustizia. Essere amici di uno scorpione richiede un cuore puro, con un rapporto senza segreti e la capacità di comportarti sempre nel migliore dei modi. Al contrario, invece, potresti trovarti faccia a faccia con il suo mostro. Il mostro in agguato dentro il Sagittario potrebbe sorprenderti, poiché è il loro alto livello di morale che può finire per essere la loro rovina. Il Sagittario è nato tra il 22 novembre ed il 21 di dicembre, ed il Sagittario può fare gravi danni poiché le persone nate sotto questo segno spesso non vedono i propri errori, e ancor più spesso non capiscono nemmeno la gravità delle loro azioni, e di base non hanno molta considerazione per gli altri che li circondano. Il mostro in agguato nel Sagittario può essere descritto come polemico, impaziente ed avventato, ma questo mostro può fare anche delle promesse che non potrà mai mantenere, risultando anche spericolato. Ma superato questo strato, il Sagittario si dimostra una persona con molti punti di forza. È imparziale, onesta ed ottimista, anche in situazioni in cui tutti gli altri si lascerebbero andare. Sono anche generosi, propositivi ed hanno un ottimo senso dell'umorismo. Così, una volta sconfitto il mostro del Sagittario, troverai un'anima preziosa che non potrai fare a meno di apprezzare. I Capricorno sono i nati tra il 22 dicembre ed il 19 gennaio ed hanno un mostro particolarmente dannoso in agguato sotto la loro anima. Il problema è che sembra si lasciano torturare, nascondono il dolore e possono persino rinunciare a qualsiasi opportunità d'amore se ottengono dei buoni risultati per far carriera o in un altro campo che gli può portare dei vantaggi. Il problema è che quando se ne rendono conto, credono sia troppo tardi per tornare indietro. E qui inizia la tortura del Capricorno. Possono risultare anche testardi ed egoisti, tratti compensati però da un forte senso di responsabilità, una disciplina brillante, etica del lavoro ed autocontrollo. Farà infatti fatica a trovare qualcuno più diligente di un nato sotto il segno del Capricorno. I Capricorno, infatti, sono determinati ad avere successo, ma più a costo della loro stessa felicità, piuttosto che quella degli altri. Se sei un acquario, allora sei nato tra il 20 gennaio ed il 18 febbraio e potresti avere una certa familiarità con il mostro che si nasconde dentro di te. I nati acquario hanno un sacco di tratti buoni, ma spingili al limite e vedrai di cosa sono realmente capaci. Il mostro dell'acquario tende a mancare completamente di compassione, prendendo le distanze dalle proprie emozioni e quelle degli altri. Si arriva a chiamarli persino narcisisti, poiché pensano più a se stessi che agli altri.
Questo poiché raramente si fermano a pensare all'effetto che le proprie azioni possono avere sugli altri, e può mostrare anche difficoltà a fidarsi delle persone, cosa che viene spesso vista come insensibilità. Gli Acquario però possono essere dei sognatori che pianificano minuziosamente il proprio futuro, e potrebbe tornare abbastanza utile appoggiarli seguendo un piano ben studiato. Ricorda però che metterà sempre in primo piano i propri interessi. Concludiamo con uno dei segni zodiacali più complessi, i Pesci, nati tra il 19 febbraio ed il 20 di marzo, e potreste avere a che fare con un mostro piuttosto complicato. Infatti i Pesci possono mostrare una doppia personalità con luci ed ombre, e spesso neanche loro stessi sanno quanto può essere profondo il loro lato oscuro. Possono risultare dei saputelli, a volte tristi ma eccessivamente fiduciosi, con un irrefrenabile desiderio di sfuggire alla realtà. Per questo sono amanti dell'avventura e degli eventi sociali, ma sono anche affamati di attenzioni. Possono risultare molto gentili, nonché scettici, ma anche saggi. Insomma, i Pesci sono la perfetta rappresentazione della parola volubile. Le persone nate sotto il segno dei Pesci tendono a sapere di avere un lato artistico, compassionevole e fantasioso, ma ciò di cui possono essere meno consapevoli sono i loro tratti negativi. Dunque, che tu creda o no in tutto ciò, ognuno di noi è nato sotto un segno zodiacale, e tu ti sei riconosciuto nella descrizione del tuo mostro? Fammi sapere qual è il tuo segno zodiacale e come ti definiresti con un commento. Io intanto ti saluto e noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!